Un referendum per far esprimere la cittadinanza sul PUMS. Questa mattina i commercianti del centro storico hanno preso parte alla conferenza insieme al consigliere regionale Cipolletti, lanciando gli hashtag Decidilo te e Opinion City. Sicuramente, vista la situazione nella quale adesso ci troviamo, dove effettivamente c'è un'ampia fetta della popolazione, della cittadinanza teramana e non solo, che ha forti dubbi, ma lo stesso assessore Filipponi ha mostrato durante gli incontri dei dubbi. Quindi una maggioranza che non ha una visione chiara su una scelta tanto delicata e tanto impattante, ci porta a pensare che uno dei maggiori e dei più opportuni strumenti per definire situazioni di questo genere possa essere una consultazione referendaria. Consigliere, nell'ultimo consiglio comunale lei è stato accusato dal sindaco D'Alberto di cavalcare un po' l'onda del PUMS a fini di propaganda elettorale. L'ha accusato di essere stato un po' distante da tutto ciò che accadeva sul territorio teramano e di essere tornato ora sulla cresta dell'onda per questo motivo. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, qui non c'è una questione di appartenenze, questo è un argomento talmente importante, come stavo dicendo, è qualcosa che non deve avere appartenenze. Questa è una scelta che avrà impatto per i prossimi, un enorme impatto per i prossimi anni e per il futuro di Teramo, del centro storico in particolare di Teramo. Quindi non accetto questo tipo di critiche, sono strumentali e purtroppo ormai ci siamo abituati a questi approcci. Non è che quale polveri sottili noi le mettiamo sotto al tappeto. E quelle se ne vanno, nel senso le andiamo a scaricare a Viale Crispi, a Viale Crucioli, a Viale Bovio ed è finita là. Perché se pensiamo alla nube di Chernobyl che arrivò tossica dalla Russia, pensiamo anche che forse le polveri sottili da queste zone rientrano in centro, dove tra l'altro se entreranno 200 macchine al giorno fa prova, per cui le polveri sottili non siamo noi, non vengono emesse dalle macchine che vengono in centro storico, semmai da quelle che transitano fuori dal centro storico. Cosa non le piace di questo PUMS? Tutto è inutile e nocivo, sia per i commercianti, sia per i residenti, sia per chi ha gli studi commerciali, sia chi ha studi dentistici, per tutti. È una città completamente rasa a suolo. Quindi è da annullare completamente. Annullare completamente, stanno distruggendo Teramo, che è la città più bella d'Italia. Teramo è bellissima, però in mano a questi incapaci siamo messi proprio alla frutta. Pensate che la proroga di 3 mesi possa essere utile per i portatori di interesse per discutere maggiormente di questa bozza di piano? Ma cosa ci sta da discutere? Da discutere niente, è sopra i 100.000 abitanti, noi non siamo obbligati a fare niente, quindi da annullare completamente. Quindi lei non porterà qualche osservazione, magari perché l'assessore ha detto possiamo modificarlo insieme? Ma l'assessore oggi ci sta e domani mattina non ci sta più. Chi subisce i danni è la cittadinanza. Qui bisogna riaprire San Giorgio, Savini, riportare gli uffici in centro. Togliere il vecchio comunale che non serve più a niente e farci un bel polo scolastico, parcheggi sotterranei e quant'altro, l'ex manicomio aggiustare. Se non sono capaci di amministrare, perché evidentemente non sono teramani puro sangue, non amano questa città, se ne devono andare, basta. Ma lei riaprirebbe anche la ZTL? Se fosse per me farei passare le ruspe qui in Corso San Giorgio. Voi siete contrari comunque al PUMS? Contrari sì, cioè non totalmente, però andrebbe un attimino rivisto, diciamo. Qual è la cosa secondo voi più impattante, questa ZTL, questa chiusura del centro? Certo. Poi perché penalizzare il centro e il resto della città, no? Allora facciamolo ovunque, non si transita più a Teramo e finiamo la storia. Non è così che funziona. Vengo da una famiglia di commercianti e vorrei riaprire, ma con questi presupposti sinceramente ci sto pensando bene.